Ok, e il suo intervento all'interno del convegno è ruotato intorno al turismo e anche a quello che si è appreso dopo la pandemia. Sì, essenzialmente abbiamo affrontato il turismo di prossimità, il fatto che durante la pandemia effettivamente questo turismo di prossimità è esploso, anche se per noi operatori del settore era un qualcosa che stavamo già esplorando precedentemente, prima della pandemia, perché comunque ci rendevamo conto che c'erano delle località e delle realtà locali che dovevano e potevano essere sfruttate anche per il turismo, non dico di massa, ma insomma mainstream. Con la pandemia è diventata una necessità, chiaramente. Nel momento in cui non si poteva nemmeno uscire dalla propria regione, evidentemente abbiamo affrontato questo tema. Naturalmente abbiamo anche trovato che c'erano delle realtà che andavano anche educate a un certo tipo di turismo perché non erano abituate, e quindi effettivamente questo è stato un qualcosa che è avvenuto nei primi mesi post-pandemici. Però è un qualcosa che su cui noi stiamo continuando a lavorare, naturalmente adesso su tutta Italia, perché evidentemente adesso si può viaggiare. Ci sono realtà che adesso stanno veramente crescendo con questo turismo di prossimità, che è un qualcosa che poi per noi italiani era un po' poco conosciuto, in realtà in altri paesi europei già avveniva, quindi noi dobbiamo un po' allinearci. Dobbiamo anche far sì che gli enti pubblici, che gli enti locali capiscano qual è l'importanza di questo tipo di turismo, e dobbiamo far sì che anche a livello strutturale venga riconosciuta la sua importanza. Cos'è che si può fare concretamente? Ma concretamente si possono migliorare i trasporti, i collegamenti, le strade. Si può cominciare a valorizzare da un punto di vista anche di marketing. Qualcosa è stato fatto, qualcosa si sta facendo effettivamente, alcune regioni meglio di altre, però bisogna lavorarci su, perché spesso, per esempio, il marketing viene fatto dagli operatori economici, da noi, dai privati, dalle aziende. Certamente se fossimo o se siamo, diciamo, appoggiati anche dal pubblico è più semplice. Ripeto, qualcosa si sta facendo perché si sta capendo un po' l'importanza di questo tipo di turismo, però è anche vero che viaggiamo un po' a due velocità, nel senso che l'operatore privato si muove più velocemente del pubblico, e questo qualche volta può essere un problema. Però diciamo che ci si sta cominciando a lavorare, anche le regioni stanno cominciando a capire quanto è importante valorizzare certe situazioni. Anche la Regione Lazio negli ultimi tempi ha fatto qualcosa in questo senso, quindi diciamo, vogliamo essere ottimisti anche su questo. La presenza di Fiavetta, diciamo, all'interno di un festival dei consumatori è un segnale importante. Sì, assolutamente. Noi già abbiamo su altri fronti preso contatti con associazioni di consumatori, perché l'obiettivo della Fiavet come associazione di imprenditori è che il cliente finale sia soddisfatto. Quindi noi dobbiamo far sì che il rapporto tra noi, imprenditori, e il cliente finale sia ottimo, perché il cliente passa la voce, dice che è stato bene e invita altri a viaggiare con le nostre aziende e non magari su internet. Se ne è parlato anche questo durante il convegno. Per cui il nostro obiettivo è che ci sia un buon rapporto anche con i consumatori. Il consumatore soddisfatto è un consumatore che ritorna. Quindi, diciamo, al contrario dell'ente pubblico, che diciamo in linea di massima sta lì che il consumatore sia soddisfatto oppure no, noi invece esistiamo se il consumatore ritorna ed è soddisfatto. Quindi, La ringrazio. grazie a lei.